Buonasera mister, subito le domande dei nostri colleghi dopo questa bellissima vittoria col Vicenza. Mario Ferrantino dice: complimenti mister, che bel Cosenza, abbiamo aspettato tanto una prestazione così, è iniziato davvero da oggi il nostro campionato? Sì, come avevamo detto è iniziato dall'inizio di settimana scorsa, quando ci siamo ritrovati con tutta la rosa a disposizione. È una cosa che, come diciamo sempre, sapevamo, quindi è iniziato il nostro percorso e oggi c'era il primo appuntamento, un appuntamento importante da giocare in casa con i nostri tifosi, quindi ci tenevamo a fare una prestazione di sostanza, come ho detto ieri, di grande concretezza, di magari poteva esserci qualche imprecisione, però avevo detto che sicuramente da un punto di vista agonistico, da un punto di vista della dedizione, dell'impegno, non dovevamo sbagliare e non abbiamo sbagliato. Poi, aggiunto a questo, con il gol, con la fiducia, ci sono state anche delle giocate di qualità e quindi tutto sommato sono contento di questa prestazione, di quello che hanno fatto i ragazzi. È il primo tassello che mettiamo lì, sapendo qual è il nostro percorso, perché questa vittoria ovviamente non è che deve cancellare tutto quello che ci siamo detti in questo periodo, è semplicemente il primo tassello di un percorso che è iniziato oggi e che attraverso un grande lavoro deve portarci al nostro obiettivo. Pippo Gatto, nuovacosenza.com, una vittoria di volontà della squadra che l'ha voluta, si torna con una festa alla riapertura degli spazi, qualche piccola sbavatura in difesa ma sempre ordinati, l'aveva vista così lei la gara? Sì, l'ho detto, dovevamo cercare di stare ordinati, equilibrati soprattutto contro una squadra che poteva essere molto temibile sulle profondità, sui cambi gioco e quindi avevamo preparato la gara così, poi siamo riusciti a farla in tutto e per tutto. Poteva esserci qualche dubbio sulla tenuta, ovviamente nel secondo tempo qualcosina abbiamo lasciato lì, però questo l'avevamo messo nel conto e quindi, come ho detto prima, sono contento perché questi tre punti sono importanti per darci fiducia, perché la fiducia è tutto e quindi da questa vittoria dobbiamo ripartire ancora cercando, come ho detto, quello che è il nostro obiettivo, di mettere ogni settimana di aggiungere qualcosa. Francesco Oliverio, nonostante il ritardo di preparazione, la squadra sembra aver già preso il suo credo. Buona prova, grande calore del pubblico, un buon punto di partenza. Pier Giorgio Giorno aggiunge: certe vittorie non avvengono per caso, facendo un gioco di parole sul nostro calciatore. E poi, a proposito del pubblico, come giudica il suo impatto, dice Francesco Donato, con lo stadio e il suo pubblico? Ma come ho detto sempre, il pubblico, stampa, sono delle componenti fondamentali per quello che è il nostro obiettivo. Oggi la cosa che si è percepita è che il pubblico ci era vicino, che il pubblico anche in qualche momento, fortunatamente poco della gara, nel quale abbiamo fatto magari qualche piccola sbavatura così, si è capito che hanno capito il momento e quindi questo quando sei dentro il campo lo percepisci. E quindi, come ho detto prima, noi dobbiamo metterci quella dedizione, quell'ardore che ci abbiamo messo oggi, quello lo dobbiamo assicurare sempre. Assicurando sempre questo, credo che la gente questo lo apprezzi e possa anche accettare qualche sbavatura che in questo momento nel nostro percorso è da mettere nel conto. E quindi anche qui è un primo tassello di un'empatia che si deve creare, come ho detto prima, per cercare di raggiungere il nostro obiettivo. Allora, Davide Franceschiello, Media Terronia, dice: solo complimenti a tutti, tutti i reparti hanno funzionato molto bene, il Vicenza pericoloso sono nel finale, i tempi sono stati anticipati, viene da chiedersi quali sono adesso i margini di miglioramento. E torna su questo argomento Martina Milia di Cosenza Post: se la situazione è questa, dopo circa 2 mesi a livello di gruppo, cosa possiamo aspettarci verso dicembre? No, ma non è così che dobbiamo ragionare. Noi tutto quello che abbiamo detto fino ad oggi vale. Non è che una vittoria cancella quello che abbiamo detto, quindi
La chiarezza sul nostro percorso deve essere quella. Non è che questa vittoria risolve tutti i problemi, quindi da questo punto di vista questa vittoria è fondamentale, era fondamentale oggi per darci grande fiducia in quello che stiamo facendo, per continuare il lavoro che abbiamo iniziato nell'ultima settimana. Quindi questi tre punti e questa vittoria è importante da questo punto di vista. Poi non è che dobbiamo pensare che per il tipo di prestazione che è stato fatto vuol dire che noi abbiamo risolto tutti i problemi, perché non è così, non sarebbe normale. Ciò significa che questa vittoria ci deve dare il morale, la voglia, la determinazione per crescere sempre di più, per migliorare, però non ci deve far pensare che siamo a posto così, perché sennò sarebbe l'inizio della fine. Alessandro Storino pensa che con il recupero di Millico si potrebbe ipotizzare anche un tridente con Caso e Gori. E poi una domanda su Sueva: come mai non è stato convocato? Si può tutto nel momento in cui si acquisisce sempre di più un'identità di squadra. Identità di squadra per me significa equilibrio in entrambe le fasi, per acquisirla ci vuole tanto lavoro, e quindi dentro questo lavoro, nel momento in cui avrò la percezione che si sarà raggiunto una certa identità, sicuramente si può fare quello che è stato detto e anche altro. Gigi si è allenato tutta la settimana, poi come sempre dobbiamo fare delle scelte, e ho fatto per oggi questa scelta qui, però ciò non significa che non sia un elemento importante della rosa, sia lui ma anche Aldo Florenzi, che non è stato convocato neanche lui. Sono dei ragazzi che si allenano bene, che ci hanno dato una grossa mano quando ce n'era bisogno, adesso continueranno a darcela. Perché, come ho detto ieri alla domanda se siamo intanto in pochi in rosa, io credo che sia una rosa numericamente giusta in rapporto alle caratteristiche di questi calciatori per affrontare questo campionato, e credo che tutti si ritaglieranno uno spazio. Ovviamente ci saranno quelli che giocheranno di più e quelli che giocheranno di meno. Le ultime tre domande sono sugli aspetti positivi che hanno colpito in particolare questi colleghi. Fabio Mandato dice: la cosa che ha colpito è stato l'equilibrio che la squadra ha mostrato anche quando è arrivata un po' di naturale stanchezza. E Demetrio Riolo di Pianeta Serie B dice: quello che mi ha colpito è già stata la gestione dei momenti, l'attenzione che lei ha chiesto a gran voce nella conferenza stampa è stata massima, e chiede sotto quale aspetto si possa ancora migliorare. Alfredo Nardi del Quotidiano dice: aveva chiesto agonismo e voglia di vincere, il campo ha detto che la squadra ha soddisfatto queste richieste. C'è un particolare che forse va oltre, ovvero il fatto di non aver mai buttato un pallone, di aver sempre cercato la giocata costruttiva. Sì, abbiamo fatto tutte queste cose, e quindi, come ho detto prima, sono molto contento della prestazione, e come ho detto prima non ci deve essere nessuno all'interno dei ragazzi della squadra che pensi che abbiamo capito tutto. Questo sarebbe un grande errore. Ho detto che questa vittoria ci deve dare grande fiducia in quello che stiamo facendo, e ovviamente quello che è stato fatto questa settimana lo dobbiamo aumentare gradatamente tutte le settimane, senza accontentarci mai. L'obiettivo di questa vittoria principalmente, come ho detto, deve essere questo: farci credere in quello che stiamo facendo e continuare a farlo con sempre più forza e determinazione. Grazie, mister.